Buongiorno ragazzuoli, buongiorno, buongiorno, salve. Altissimo l'audio, ok. Comunque, ragazzuoli, io direi di provare ad iniziare. Non stavo giocando, ma disegnando. Ah, cosa disegnavi di bello? Tanto facciamo partire la nostra avventura. L'avventura è una vita basata sulle scelte del giocatore. Le conseguenze e tue azioni avranno effetto su Alex e chi circonda. Perfetto, moriranno tutti. So, Alex, the day's finally here. You've been at the Helping Hands group home for 8 years. We've been through a lot in that time. We have. And now you're finally leaving to live with your brother. My brother Gabe. It says here he lives in Haven Springs, Colorado. Is that correct? That's a big move. Do you have any plans as far as school or a job? My brother said I might pick up a few shifts at the bar he works at. So you'd be dealing with people. Maybe. Does your brother know about your issues? Is that an official interview question, Dr. Lin? Alex, you know that I care about you. With everything that has happened, I just want what's best for you. He doesn't know. No one will once I leave this place. I'll just be a normal girl in a normal town. Ciao Reed, benvenuta. Fate personaggi di D&D che sto parlando con Alex, ma in un contesto moderno, molto semplice. Ah, figo Ali, molto figo. Noi abbiamo fatto oggi sessione di Kids on Bike by Van. Modificato a cazzo di cane da me, però è stato molto bello. E abbiamo fatto un'intera sessione tra ieri e oggi, ci siamo molto divertiti. C'era sia Rigil che Pooh, che doc, eccetera. È stato divertente. C'era anche Shade, c'era anche. Quindi lei a quanto pare ha dei problemi. Ok, Gabe scusate said to che. meet him at the bridge. I can't wait to see him. Ah, non ho ancora. A parte. Ah, che bello. Vi giuro, una cosa che amo tantissimo di Life is Strange sono proprio, cioè, la definizione dei personaggi. Tra l'altro, cioè, nonostante io abbia una scheda video del Belin, ragazzi, si vede veramente bene, eh. Mamma mia. Non posso andare a farmi i cazzi miei, tipo andare da Gabe told me chiunque? to meet him at the bridge. Ok, va bene, l'ho capito già. Ah, aspettate, intanto vediamo se ci sono tipo cose. Ah, ok, messaggi. Fermi, già ho scoperto che c'è i messaggi. Allora, Chelsea. Beh, leggiamo lì dall'inizio, altrimenti non ci capiamo un cazzo. Ehi, hey, Alex, sono Chelsea. Grazie mille per avermi aiutato con Harley ieri sera. Mi fa ancora male la mascella, ma sarebbe stato peggio di così senza il tuo intervento. Ciao, Chelsea, sono felice che stai bene. Harley è terribile, non preoccuparti. Non sono tutti così nelle case famiglia. Scrivimi se hai bisogno di me, ok? Oddio, grazie, non credevo che avrei ricevuto dei regali di compleanno. È una collana stupenda. Auguri, non ringraziarmi, vieni dal banco dei pegni, lol. Gli orfani non possono permettersi di essere schizzinosi, no? Vero. Ehi, Alex, scusa se ti disturbo, mi presti qualche assorbente? Ho un problemino. Tranquilla, guarda nel cassetto del mio comodino, mi sembra che ce ne sia qualcuno. Sei la mia salvezza, grazie. Ciao, Chelsea, ho una cosa importante da dirti, non riuscivo più ad aspettare. Alla fine del mese vado a vivere con mio fratello in Colorado. Lasciarti è l'unica cosa negativa, mi dispiace un sacco. Sappi che ci sarò sempre per una telefonata o un messaggio, ok? Congratulazioni! Non essere dispiaciuta, sono davvero felice per te. Possiamo parlare del fine settimana? Voglio che tu mi dica tutto. Va bene. Buona fortuna per oggi, mi mancherai. Mi mancherai un sacco. Non farti maltrattare nessuno, sei la persona più forte che conosco. Questi ultimi anni sono stati una merda, ma sono felice di averti incontrata. Vale lo stesso per me. Oh, che carina. La media di 14 anni si impara per Chloe. Chelsea, cosa stai facendo, scusa? Chelsea,
Io ho un barbaro che si chiama Kondo Irak. Non l'ho ancora usato e allora l'ho prestato come NPC in un'altra campagna. Sono molto happy di come sto giocando. Ah, bene, bene. Quindi, allora, abbiamo detto... Ma qua comunque ci sono un casino di personaggi. Aspettate, li leggiamo un secondo perché voglio leggere un secondo... Cioè, capire un secondo almeno le dinamiche dei vari personaggi. Altrimenti non ci capiamo una sega. Non ero preparato che ci fosse la parte dei messaggi. Perché di solito quando clicchi qua sopra c'è sempre la classica cosa, disegni, cose o altro. Ma in effetti non stiamo giocando con Max, naturalmente. Alex, avevamo un appuntamento in mio ufficio. Ce la fai a venire? Alex... Partecipare puntualmente alle sessioni programmate con la tua psicologa è uno dei prerequisiti per la tua permanenza al P-Hands, Alex. Diciamo che è il tuo primo avvertimento. Mi scusi, ho perso la cognizione del tempo. Il libro di cui ti ho parlato ieri, Autogestirsi del dottor Levi Hauptner. Ok, grazie. Spero che sia utile. Ciao, Alex, come va dopo tutto quello che è successo? Ethel sta bene? È un po' agitata, come potrei immaginare, ma non si è fatta male. Mi dispiace molto. Dove sei, Alex? Le tue cose sono sparite, con chi sei? Rispondimi, Alex, nessuno sa dove sei. Alex, capisco che tu ti trovi in una situazione piuttosto delicata dal punto di vista emotivo, ma vorrei parlarti prima di staccare stasera. Ti sei sistemata? Sì. Posso venire un secondo in camera tua? Sì. In bocca al lupo per questo nuovo capitolo della tua vita. Se hai bisogno di me, sono qui. Questo numero è stato bloccato, non riceverai più messaggi o chiamate. Ah, quindi lei l'ha bloccato, ha bloccato questa dottoressa. A quanto pare lei deve aver fatto male a questa ragazza che si chiama Ether. E ha problemi probabilmente di autogestione, cioè non riesce ad autogestirsi. Con Iraq perché è un personaggio molto iracondo nei modi di fare. Io ho un barbaro che si chiama Morn e che viene assalito dalle donzelle e approssimativamente anche fanciulli. Ed ho fatto una sessione 0 più la prima sessione martedì con il resto del party. Noi abbiamo fatto sessione 0 e poi abbiamo fatto sessione 1 e tra virgolette 2 e abbiamo finito oggi la sessione praticamente. Allora, si chiamava la tipa, ben detto. Aspettate, vediamo se c'è. Non c'è la tipa quella lì che a quanto pare avrebbe aggredito. Vediamo secondo Mariela. Ehi, usi ancora questo numero? Oddio, Alex. Ciao Mari, che bello sentirti, come stai? Tutto ok, scusa se te lo chiedo, ma posso dormire a casa tua? Sono finita nei guai perché sono così brava a prendere le decisioni. Sì, certo. In questo appartamento ci sarà sempre un divano tutto per te. Ti chiamo tra poco. Grazie mille, ti ripagherò con amore e affetto. LOL. Buon Natale, Alex. Spero che tu sia da qualche parte al calduccio. Ehi, Mari. Sì, mi sto sciogliendo. Buon Natale. Alla fine hai sistemato le cose con la signora Stevens? No, è una stronza. Sono finita di nuovo nella casa famiglia dopo di lei. Conio? Ah, sì, conio. Mi dispiace molto, Alex. Ti meriti di meglio. Non fa niente, l'ho già aggiunta alla lista di non mi dispiacerebbe se crepasse. Che carina sta qua, mi fa morire. Ciao, Mari. Ho comprato l'ultimo disco dei PTC. Lo scambio volentieri per un altro paio di notti sul tuo divano. Ehi, lol. Va bene, sono a casa. Grazie, prometto che non diventerà un'abitudine. Tranqui, Alex. Alex, come stai? È da secoli che non ci sentiamo. Ehi, scusa, non avevo visto il messaggio. Questi ultimi anni sono stati un inferno. Ma si va avanti, e tu? Ah, aspettate, ci sono le date, non avevo notato che c'erano le date. Quindi queste cose qua sono tutte del 2014-2016. Sopravvivo, ho incontrato un ragazzo molto carino a lavoro, siamo usciti un paio di volte. Ah, figo, digli di non fare casini. Ehi, se non hai ritorni a casa tua, ti va di bere qualcosa? Hola, chica, ho già iniziato, andiamo? LOL. Sono riuscito a prenotare un tavolo da Utiens, per miracolo, vieni qui. Figo, arrivo. Ehi hey Mary, scusa, posso venire ancora a dormire da te? Ho bisogno di uscire da questo inferno chiamato Helping Hands. Alex, mi dispiace un sacco, ma ho degli amici qui a casa, quindi non posso proprio. Magari tra un paio di settimane. Non preoccuparti, mi inventerò qualcosa. Buona serata, anche a te. In bocca al lupo e stai attenta. Ehi, hey, tutto ok? Ieri sera sei andata via di corsa dal bar. Ciao Mari, tutto ok? Non fare così, Mari, che ti ho già vista nuda. Mari, scrivimi per favore, se vedi il messaggio. La scorsa settimana stavo scherzando, non ho niente di strano a parte quella voglia. Ero ubriaca, stavo scherzando. Mari, per favore, ho bisogno di te, più di chiunque altro, non trattarmi come una pazza, ti prego. Quindi, lei ci ha provato con questa sua amica, Mariela, e lei non se l'aspettava probabilmente, visto che da quello che si leggeva sopra aveva conosciuto un ragazzo, quindi suppongo ipoteticamente che poteva magari essere etero. Oppure non si immaginava di essere bisex, magari, non lo so. E quando naturalmente
come si chiama? Oddio, non mi ricordo adesso c'è il nome. Alex gli ha detto. No, aspetta. Sì, Alex gli ha detto. Cioè, ci ha provato con lei in automatico è andata in palle. Mi sorge il dubbio. La butto lì, eh. Ok, intanto state parlando da fare. Poi. Ah, questa qui Lin. Aspetta, dottor Lin fino a quando? 2019, ok. Il gioco però sarà ambientato quando? Vabbè, adesso lo vediamo da Gabe, tanto. Isaac. Ciao Alex, sono Isaac del negozio di dischi. Grazie per avermi fatto conoscere Brianna Lilac. Il suo primo album è una bomba. È stato bello conoscerti ieri. Mi sa che hai sbagliato numero. Oh, scusa. Dai, sto scherzando, sono Alex, lol. Oddio, mi hai fatto venire un infarto. Perché l'hai fatto? Scusa, anche per me è stato bello conoscerti. Ti va di bere un caffè insieme qualche volta? Devi farti perdonare per quello scherzo crudele. Questo fine settimana? Perfetto, ci risentiamo sabato. Buon Halloween. Ciao Alex, ti va di andare a bere qualcosa stasera? Conosco un posto in centro dove fanno una sangria perfetta. Ehi Isaac, scusa il ritardo. Stasera non posso, ma che ne dici di un caffè dopo pranzo? Vediamo se ti fai perdonare per i tuoi pessimi gusti musicali. Ci sto, ma sei stata al Silver Kittle su West Washington? Non ancora, facciamo per le 3? Ci vediamo là. Mi ha fatto molto piacere vederti, Alex, nonostante i tuoi gusti discutibili in fatto di bevande. Non c'è niente di male a chiedere una cioccolata calda. Ehi, Alex, sei libera stasera per andare a bere qualcosa? Non vedo l'ora che tu mi faccia conoscere altri cantautori di Portland. Preparati per una bella lezione. Chiamami dopo pranzo. Perfetto. Ciao, bellissima. Ti va di andare a bere qualcosa insieme stasera? O magari ci spariamo un bel film con una bella vascona di popcorn? Perché non entrambe le cose? Ora sì che ragioniamo, iniziamo con un cocktail. Sei libera per le 8? Certo. Un po' in ritardo, ma buon anno. Scusa se non mi sono fatto sentire molto, ma sono un po' impegnato con le lezioni. Cioè, quindi è passato dall'8 al 19 che non si è fatto sentire sto qua. Va bene, ok. Buon anno e non preoccuparti. Ah no, scusa, dall'8 dicembre al 19 gennaio. Cazzo, ho letto 19 dicembre. Minchia, è passato un po'. Ti va di uscire stasera che esci di una bella cenetta con vino e pane, una cena vera e propria. Una cena vera e propria, sarebbe fantastica. Grazie Isaac, mi faccio bella. Era ora, dovresti farlo più spesso. Ehi, perché non hai visto quanto sono bella appena sveglia? Magari la vedo domani mattina? Vacci piano, Marpione. Ok, quindi lei non è. Non gli piacciono solo le ragazze, ma gli piacciono anche i ragazzi a questi punti, leggendo quello che sta scrivendo. Ciao Alex, come stai? Posso dormire a casa tua stanotte? Non ne posso più della vita in affidamento. Certo, apro una bottiglia di vino. Grazie mille. Non disturbarti col vino, sono distrutta. La apro comunque, chiamami quando sei qui sotto. Alex, ieri sera è stato incredibile, sono felice che tu sia venuta qui. Va tutto bene? Ehi sì, magari siamo andati un po' troppo veloci ieri sera. Possiamo lasciare perdere il sesso per un po'? Che succede? Credevo ti fosse piaciuto. E che non ero dell'umore giusto. Mi dispiace, mi stavi dando tutti i segnali giusti e credevo ne avessi voglia. Ehi Alex, ti va di andare a bere qualcosa? Alex, sei sveglia? Chiamami quando vedi i messaggi. Alex? Vieni a bere qualcosa, pago io. Alex? Ehi Isaac? Alex Chen, quanto tempo? Ehi, già, senti, posso dormire ancora la terza sera? Posso tentarti con una birra gratis? Hai qualcosa che è molto meglio di una birra, lo sai bene. Mi serve solo un posto dove dormire. E ce l'ho. Altro? Arresto. Oltre al resto. Dai, vieni. Questo numero è stato bloccato, non riceve più messaggi a queste chiamate. Quindi ha bloccato anche Isaac perché ci provava, cioè nel senso, cioè faceva il viscido per intenderci. Ok. Certo che iniziamo già bene. Allora, Jean. Ciao, sei Jean? Per te sono Cosmo Charlie, amica. Con chi parlo? Con Alex. Stessi mi hai dato il tuo numero. Vendi ancora? Solo a chi se lasciasse trasportare per davvero. Lasciamo perdere. Quindi a questo punto mi sorge il dubbio che si faceva anche. Perfetto. Altre cose? Ehi Alex, sono Chelsea. Grazie mille per avermi aiutato con Harley ieri sera. Ah, questo qui abbiamo già detto. Questa qua è sempre nel 2017. Comunque tutte le cose finiscono nel 2019. Quindi tecnicamente. Boh, secondo me sì, cioè, no, vabbè, non lo so, potrebbe darsi. Signi la me di 14 anni, up. Bridget, non pensare di appartenere alla nostra famiglia, stronza. Wow, ok, sei Bridget? Non rimarrai qui, tornate da dove sei venuta. Chissà dove, cosa direbbero i tuoi. Ma
Tanto non ti crederebbero. Mi stai scrivendo dei messaggi, genio. Ho delle prove scritte. Vaffanculo. Bene. Allora. Aspetta, quindi... Sono nel 2019, quindi il gioco è ambientato nel 2019, ragazzi. Ve lo confermo. Alex, chi sei? Porca puttana, Alex Chan. Ma chi sei, scusa? Sono Gabe. È uno scherzo? Un attimo, ragazzi, scusate il telefono. Mi muto un attimo. Scusate, era mia figlia che mi ha chiamato, che mi voleva salutare e darmi la buonanotte. Allora, dicevamo... sì, stavo leggendo. Ma chi sei, scusa? Sono Gabe. È uno scherzo. No, scema, chiamami subito. Ehi, è stato bello sentirti ieri. Parliamo di nuovo più tardi? Sì, va bene. Ehi, com'è andato il fine settimana? Niente male. Io e Charlotte abbiamo portato Ethan in montagna. Ci siamo divertiti. E tu? Ethan? Ethan non era quello di Life is Strange 2? O sbaglio? Finalmente ho ascoltato il nuovo album dei Painted Tree Coffee. Spaccano. I PTC sono una bomba. Li hai mai visti dal vivo? Non ancora. Lo farò appena ne avrò l'occasione. Ciao, come va? Alex, scusa se non ti ho risposto prima, ma oggi sono incasinatissimo. Come stai? Un po' così, ma non posso farci niente. Serve aiuto? No, sto bene, grazie. Alieno, vuoi venire a vivere a Heaven? Mazzo? Mazzo? Non alieno. Non sei un alieno, sei... Allie? Maledetto correttore automatico. L'ho il cellulare di merda. Allie, sei sveglia? Allie, penso sia scritto. Tranquilli, tranquilli. Intanto mi ascoltate. Questo qui è uno di quei giochi che si guarda ogni tanto e si ascolta. Tranquilli. Se avete bisogno comunque scrivetemi pure, non c'è problema, vi leggo. LOL, ciao, sei ubriaco? No, sono sempre così. Rispondi alla mia domanda. Vai a letto. Oh, cazzo, ti ho scritto da ubriaco? Però ero serio, l'offerta è ancora valida. Even è carina. Ehi, come vai? Da un po' che non ti fai sentire. Tutto ok? Alex, chiamami quando vedi il messaggio, per favore. Come stai? Tutto ok, qui fa tutto schifo, ma ne ho passati di peggio. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Ok.
Non riesco a credere che vieni veramente. E vai, neanche io. Grazie per avermi mandato il biglietto, sei la mia salvezza. Ci mancherebbe, no? Non vediamo l'ora che arrivi. Domani è il grande giorno, ti serve qualcosa? No, ho tutto. Non ho molta roba da portare, sai. Ok. Ehi, arrivo tra un'oretta, non vedo l'ora, ti aspetto. Sono appena sceso dal bus. Arrivo. I'm so excited. Ok, questi non posso toccarli. Il diario. Oddio, ok, aspettate che leggiamo anche il diario velocemente. Tessa, rabbia. Amara, gelosa e un po' nauseante. La rabbia aveva quel sapore. Non ha nemmeno avuto il tempo di fare un passo indietro. Dopo pochi secondi aveva già attraversato la stanza. Che disastro. Le ho aperto il labbro, poveretta. Guarirà in fretta. Guarirà in fretta? È difficile lavare via il sangue dai vestiti. Ti fa sentire sbagliata, era agitata, non la biasimo. Pensa che mi trattino in modo speciale in questo posto, ma non è così. Ormai non importa più, mi starà lontana, come tutti gli altri ragazzi. Faremo finta di niente, finché non arrivano altri a cambiare tutto, ogni dì. E sapete qual è la cosa peggiore? Che non mi hanno confiscato la chitarra, che mi hanno confiscato la chitarra per 2 settimane, ma almeno me la ridaranno. Scusate, ma. Lo vedo strano. Prometto che non è così. Nessun favore, nessun segreto, non c'è niente qui. E dopo tutto l'hai dovuta pagare, sì. Isabella, angoscia. Ma. Ehi, ciao Marco, come stai? Ciao bello. Benvenuto, tutto bene? A te tutto bene? Allora, ragazzi, ma scusate un attimo. Ma cos'è tipo, cioè, io sono sincero, non mi ricordo perché l'ho visto tantissimo tempo fa il trailer. Ma cos'è tipo quel cartone là dove c'era la bimba che nella mente c'aveva i vari personaggi, adesso non mi ricordo assolutamente come caspita si chiamano, l'ho fatto vedere 1000 volte ad Alexis, che praticamente c'era gelosia, c'era felicità, eccetera, e a seconda dei colori cambiavano i personaggi. È tipo quello lì. Cioè, nel senso, al momento sembra tipo così. Eh già, da quanto tempo? Lo so, faccio sempre fatica a fare le live. Però stasera, visto che nessuno mi ha detto niente, ho proposto di fare una partita ai giochi di società, nessuno mi ha detto niente, allora ho detto, vabbè, vado un po' in live. E visto che oggi parlavamo di Life is Strange, visto che Life is Strange ha sempre portato in live, ho detto, portiamo in live e via. Quando non mi sentite un attimo parlare, perché sto bevendo? Allora, Isabella, angoscia. Tutte le volte che provo a scrivere, poi straccio sempre tutto. Vediamo fin dove riesco ad arrivare questa volta. Isabella mi piaceva, era simpatica e le piaceva dipingere, e ogni tanto ci portava delle birre nel fine settimana, ma era tremendamente depressa. Strisciava sotto le mie unghie e mi appesantiva le palpebre. Dovevo concentrarmi, ma per riuscire a respirare. Era un po' come avere le costole inzuppate nel piombo. Era difficile allontanarsi da quella sensazione. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 2 boccette di sedativi, un lago di vomito. I suoi occhi aperti, vitrei e terrorizzati. Mi dispiace, Isabelle. Pensavo che saremmo rimaste am amiche una volta uscite da questa gabbia al sapore di vaniglia. Mi sarebbe piaciuto che fossi rimasta ancora per un po'. Se mai ti ritroverò, la birra la porterò io. Ok. Non sto capendo. Cioè, qua praticamente a quanto pare ha fatto a botte e ha spaccato il labbro a qualcuno. Mentre qua non capisco se è tutto tipo una. Cioè, un modo di dire per dire che si faceva o che ha provato a uccidersi. Perché parlava di boccette sedativo, lago di vomito, quindi probabilmente le ha vomitati. O no, cioè, non si capisce bene questa cosa qua. E no, è un po' strano, cioè, nel senso, almeno io sto interpretando naturalmente, però in realtà non abbiamo ancora veramente iniziato il gioco, quindi magari è meglio iniziare il gioco e vedere un pochettino dove ci porta. Allora, percorrere, com'è che avevo messo così, mi sembra. Ok. Spams. Bello comunque come posto. Ah, vado solo il video adesso.
Lei però è carina. Mi piace come personaggio, già solo così, diciamo, a senso estetico. Vediamo com'è poi. Scusate, mi sono zittito un attimo perché sta musica è molto bella. Certo che vedere una scena così penso che chiunque si innamorerebbe. Guardate che figata col monte così. Bellissimo. Cioè, la Don't Nod, cioè, è veramente brava su queste cose qua. Cioè, tra musiche e ambientazioni c'è veramente pazzesca. Però ragazzi, devo per forza uscire, altrimenti continuiamo a... non andiamo più avanti col gioco. Holy shit. That's really him. Ma la voce è quella di Chloe? Mi sembra la voce di Chloe. Protocol for reuniting with your long lost sister after 8 years. Abbraccio stretto di mano. Vabbè, diamogli l'opportunità, va. Oh. Beh. Perché non me lo fa? Ah, ok, devo darci a fare. I'm cool with the hug if you are. Oh, is crushing my ribs still part of the protocol? Bellissima quella canzone. Just so good to see you again. I can't believe you're here. Believe it. Colore blu. Quindi ansia. She's all grown up. And I missed it. I'm a lot taller, huh? Yeah, yeah. Time will do that to you. Are you ready to see the town? Aspettate, ma scusa, quindi cioè lei c'ha gli stessi poteri di Alex, cioè di... Orco 2, di Max. Cioè può sentire i pensieri dell'altro, solo che li vede attraverso i colori. Cioè, almeno io l'ho interpretato così adesso. Lei ha visto il colore azzurro, che è quello, diciamo, riferito all'ansia, che abbiamo visto prima sopra al diario, e quindi... Figo. Sono agitata. Certo, dai. Hell yeah, let's rock and roll. I don't know why I said that. Me neither. But I love the enthusiasm. Okay, bellissimo. The Black Lantern is just up the street. I mentioned I live above a bar, right? Even better. How was the trip? Sì, 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 ma vai, è bellissimo, cioè devi giocarlo. The drive through the mountains was amazing. Eleanor, hey, Alex just got here. Alex, meet Eleanor Leif. Owner of the flower shop, and honest to God, royalty of Haven Springs. Oh, it is so nice to finally meet you. Welcome. We are so glad to have you, Alex. Gabe told us all about you. I'm glad to be here. Cerchiamo di essere il più possibile positivi, dai. She seems nice. Yeah, she's great. A little quick on the draw with hugs, though. L'abbraccio facile. Uè, ciao Vince, benvenuto. Come stai? Il Silver Dragon. Figo. Chissà se faremo canottaggio, sarebbe figo. It's nice. Ah, grande, grande. Is this the first official stop on the tour? Absolutely. If you follow me inside, you find a prize exhibit. Gabe Chen buys makeup flowers for angry girlfriend.
Oh, I can't wait. It's gotten so reviews. Beh, dai, però è carino lui, cioè nel senso sto cercando di fare il possibile per parlare adesso. What's your greatest weakness? What? College interview. We've been debating this one for days. Gabe insists that I give an honest answer. It's always better to give an honest answer. And what's the alternative? Lying? Not lying, more like strategic half-truthing. Like, I work too hard, or I save too many puppies. They could smell that bullshit a mile away. I've been trying to warn her. Oh yeah? What would you do? Allora, sarei sincero o sarei astuta? Allora, mi piace essere astuto. Cioè, nel senso, io naturalmente mi devo mettere come se fossi lei. Quindi a me piace essere astuto, però allo stesso tempo mi piace anche molto la sincerità. Quindi direi sincerità. I would be honest. It's usually harder, but then you come off as more authentic. Called it. Wow. You two are already wonder twinning your way through town. Seems that way. Alex, help me out real quick. What do I get for Charlotte? Sunflowers are her favorite, but I read online that Lily of the Valley is great for saying sorry. What do you think? Che cos'hai combinato? Chiediamoglielo. What exactly are you apologizing for? This time around? Maybe the toilet seat? Lol. Beh, allora, contando che i girasoli sono i suoi preferiti, i mughetti lui ha detto che sono per farsi perdonare, però magari a lei gli fanno cagare, quindi puntiamo sui girasoli. Certo, sì, li ho portati tutti in live. Assolutamente sì. Assolutamente sì. If Charlotte loves sunflowers, go with the sunflowers. That's what I was thinking. You know, if Mac brought me flowers half as often, well, he wouldn't be Mac. Is it still on and off with you two? Sort of. More on right now, but wait 5 minutes and ask again. Put this on my tab? Yeah. E a lei non gli regala niente. Just tell Mac about the interview? No, not yet. I'll handle it. Okay, your call. We can leave when you're ready. Sounds good. Avevo capito che gli doveva prendere dei... Ah, ok. Ok. Allora. Guarda. Does anyone actually sit in the decorative store chair? Ci sono i nanetti. Libro di giardinaggio. How to kill everything you touch. Come uccidere tutto ciò che tocchi. Un libro su giardinaggio scritto da Alex Chan. Leggi. Alla scoperta dei sepoli della terra. Guida il giardino di Maybell Richardson. L'aiuola perfetta di Susan K. Knight. Già, questa scena qua di sta signora sembra molto in stile ti voglio sotterrare. Purtroppo vi devo salutare che sono abbastanza stanco. Buonasera a tutti. Ciao Marco, grazie ancora di essere passato. Ciao, bello. Come realizzare un giardino magico? Scritto da Sarah Quinn. Ok. Allora, quindi i libri li abbiamo visti. Mandatory for any enchanted garden. Bello, bella la statuetta. Possiamo solo guardarli però. Vedete che tipo non si sblocca nient'altro. You can make anything pretty if you shove a bouquet inside. Ho visto. Guarda occhiali da sole. Guarda. This gnome has been places. Ha visto cose. Però ci stanno gli occhiali da sole. Vediamo. Perfect. Eh beh, spacca così, ragazzi. That guy's bad to the gnome. Right? I heard he won the Nobel Peace Prize. Oh god, please stop. Premio Nobel per la pace è bellissimo. No problem. Non c'è problema. Bella questa, mi è piaciuta. Non c'è problema. The tiny house movement is really taking off.
Vedo che... Esatto. Perché non sono puffi, Vince, hai capito? Non sono puffi, ok? Mughetti. I hope Charlotte likes the sunflowers. Fotografia. Oh, I wonder who they are. Boh, saranno magari i suoi nonni. I nonni di sta qua. Cute, right? Ma yeah. Si può andare? Are those your grandparents? No, but they were like family. Alistair and Ava Murphy. Nana bought the building from them before I was born. Ok, qua si può andare. No. Volevo vedere se per caso ci faceva andare nei posti. C'è un web tu che leggo dove c'è una tipa fissata con gli gnomi. A sua volta B. Ah, perfetto. Ganzissimo gnomo con gli occhiali. Bellissimo gnomo con gli occhiali. Secondo me adesso se gli diciamo di prendere un bigliettino di, come segnale di regalo ci sta. No category for estranged brother you haven't seen in 8 years because you were ripped apart by the foster care system. In effetti non c'è. That's a shame. Vabbè, quindi niente, abbiamo guardato tutto, abbiamo guardato di... Ah, devo parlare con lei, con la tipa, che ho visto che si poteva parlare. Ah, possiamo intanto guardarla? My advice doesn't derail her entire life. I'm sure it's fine. Ah, ok, posso dare emozioni del... Ok. Do get in. Am I really ready to leave this place? If Riley's so anxious about leaving this town, I guess it can't be too bad. Cioè, che figata però che possiamo praticamente interagire così. If I don't get in. Ah, ok, dice sempre le stesse cose. Hopefully my advice doesn't derail her entire life. Ok, andiamoci. I'm sure it's fine. Figata, figata, ho capito quindi come funziona il potere. See you soon, Rai. Cioè, non si è segnata niente di che cosa ha preso, intanto faceva i cazzi suoi, perfetto.